Ricordo i saluti e le scuse del dottor Giornati per non essere presente personalmente a tirare questo importante premio. E mi prega di dirvi che è veramente emozionato e colpito, perché questo premio costituisce per lui il riconoscimento della realizzazione del suo sogno di portare la musica sacra all'interno del Palazzo di Giustizia. E grazie a questo sogno, la corale che lui ha fondato e che è composta per la maggior parte da magistrati e da avvocati, sta portando avanti dei progetti sociali, tra cui quello di portare la musica sacra all'interno delle carceri. Abbiamo tenuto nel giugno scorso un emozionante concerto all'interno del carcere di San Vittore, abbiamo in programma concerti al carcere di massima sicurezza di Vigevano, al carcere di Coi Palazzi di Padova, alla Regina Cecilia di Roma, e quindi siamo motivati e questo premio sicuramente è un ulteriore incentivo.